Cari amici, ciao, buonasera a tutti. Ci tengo a darvi questo aggiornamento questa sera. Credo che già in ogni caso ne sarete a conoscenza, ma abbiamo terminato il lavoro della negoziazione per la costruzione della nuova maggioranza. È avvenuto di fatto il tutto nella serata di ieri. Questa mattina il segretario del mio partito, il segretario Venturini della Democrazia Cristiana, è risalito a Palazzo e ha consegnato di nuovo nelle mani della reggenza il mandato ricevuto con la notizia della negoziazione per la costruzione della nuova maggioranza avvenuta. Una maggioranza che da un punto di vista di lavoro, di coesione, sugli intendimenti e sugli scopi e sulle necessità del Paese ci soddisfa, anche da un punto di vista numerico. Di fatto andiamo con una maggioranza che raggiunge all'interno del Consiglio Grande Generale 44 seggi, quindi avremo una ampia maggioranza per poter da gennaio lavorare con grande certezza e determinazione nei provvedimenti e con i provvedimenti necessari per far partire il nostro paese che ne ha davvero tantissimo bisogno. Questa maggioranza di 44 consiglieri, 44 seggi, è composta dalla Democrazia Cristiana, come sapete con 21 parlamentari, da Rete e Motus Liberi e da Noi per la Repubblica, l'unione di fatto di alleanza che rappresenta più realtà partitiche. Abbiamo costruito e stiamo di fatto costruendo una squadra di governo composta da 10 segretari di Stato, 10 segreterie. Riteniamo che sia giusto semplicemente non solo per la mole di lavoro da affrontare, ma anche semplicemente per un corretto ed ordinato metodo di lavoro che deve tornare ben distribuito nei vari settori del nostro paese a livello istituzionale ed amministrativo. Stiamo in questa fase definendo gli ultimi dettagli delle varie suddivisioni delle segreterie che appartengono e che sono in capo sostanzialmente alle forze che compongono la maggioranza. Vi posso dire ora, senza svelare ancora con certezza la suddivisione, perché qualche dettaglio sicuramente dovrà essere definito o rifinito, ma vi posso dire con certezza che sarà di fatto una composizione di 10 composta da 5 segretari di Stato per la Democrazia Cristiana, 3 segretari di Stato per la forza di Rete e Motus Liberi e 2 per Noi per la Repubblica, per la lista Noi per la Repubblica. Vogliamo adesso lavorare bene anche nella composizione, nella conformazione delle persone che rappresenteranno per i rispettivi partiti le segreterie di Stato, ed è in corso questo ragionamento, per cui non posso sicuramente svelarvi questi dettagli perché sono in corso di definizione. Non sarebbe corretto nei confronti di chi in questo momento sta un po' gestendo delle partite anche delicate, sia da un punto di vista personale, perché sarà un impegno personale, ma anche da un punto di vista di rappresentanza di gruppo. Per cui sui nominativi, sebbene ci sia grande curiosità e ci sia un grande vociferare all'interno del Paese, vi prego di dover attendere ancora qualche tempo. Sicuramente forse nella giornata di domani o forse nella giornata di venerdì tante cose saranno anche in questo caso chiarite. Nel concludere che abbiamo lavorato veramente senza sosta da domenica 8 dicembre, da notte di domenica 8 dicembre abbiamo lavorato senza sosta, praticamente senza neanche poter gioire, tra virgolette, del risultato ottenuto, del grande risultato ottenuto, se non altro da parte del mio partito e da parte mia. Non abbiamo gioito perché riteniamo che ci sia sicuramente un principio ben più alto
che la gioia, che è quello di lavorare fin da subito per le necessità e gli interessi impellenti del nostro paese per metterlo definitivamente in protezione, o perlomeno per rincominciare a porre quel principio di protezione al centro dell'agenda del Congresso di Stato, del Consiglio di Grande Generale e delle sue istituzioni tutte. Per cui questo lavoro intenso che si è sviluppato anche in queste giornate post-elettorali mi soddisfa perché sotto certi punti di vista, oltre che averlo vissuto in presa diretta, mi soddisfa perché è arrivato in tempi, non dico rapidi, ma sicuramente efficienti. Questo sì. Abbiamo lavorato senza sosta una settimana intera e quindi credo che questa efficienza, e tempismo, se noi oggi, ne facciamo tesoro e lo, riparametriamo poi dopo in quella cronoprogramma di agenda e di cose, di tante cose da fare in termini di lavoro generali per il paese, può rappresentare sicuramente una buonissima speranza e un grande auspicio verso l'incontro di quel futuro prossimo che deve aspettare al nostro paese in maniera decisamente dignitosa, anzi molto più dignitosa di quello che è stato negli ultimi 3 anni. Noi continueremo a lavorare senza sosta, ci fermeremo chiaramente come tutti nelle giornate di Natale, nelle festività comandate, se non altro per rispetto anche di un qualcosa che è molto più al di sopra di tutti noi e quindi chi ci creda o meno, la prossima settimana è Natale e dovrà essere per tutti un momento, insomma, di anche sosta, riposo, accoglienza nelle proprie cose, raccogliersi proprio nelle proprie cose personali e familiari e quindi credo che anche il lavoro che stiamo conducendo dal punto di vista politico-istituzionale dovrà vedere un momento di sosta anche per recuperare sicuramente quella lucidità che sarà necessaria nel momento in cui partirà con il giuramento, il nuovo Congresso di Stato. Vi do l'ultimo dettaglio, a seguito della riconsegna, del mandato e della negoziazione avvenuta alla reggenza. La reggenza, in maniera decisamente molto pronta, altrettanto, ha convocato per lunedì prossimo, lunedì 23 dicembre, un brevissimo Consiglio Grande Generale nella quale sono chiamati tutti i nuovi consiglieri eletti a prendere atto che, la commissione elettorale ha svolto anch'essa la sua funzione, il suo mandato e ha approvato sostanzialmente tutti i consiglieri eletti alla tornata elettorale appena trascorsa. Per cui già da lunedì 23 dicembre riparte sostanzialmente, anzi senza sostanzialmente, riparte la macchina istituzionale con la presa d'atto degli eletti. Io vi terrò aggiornati come sempre. Lo farò con grande piacere, lo farò anche con più diciamo, informazioni rispetto a quelle di oggi che sono già tante tante cose. Lo farò, spero e mi auguro, anche con una certezza sulla conformazione del Congresso di Stato e dei vari nominativi che andranno a ricoprire le responsabilità delle segreterie di Stato, quindi conto veramente nel corso delle prossime giornate di potervi dare anche questo ulteriore quadro. Qualora chiaramente non fosse possibile, come vi ho sempre detto, la mia è in totale genuinità e trasparenza questo elemento di informazione, sarò altrettanto onesto e sincero nel dirvi che magari possono esserci dei normali ritardi, ma credo che già il lavoro, come dicevo prima, in piena efficienza in queste giornate dall'8 dicembre abbia dato già prova di una volontà molto determinata nel condurre le cose istituzionali e amministrative e politiche del nostro paese verso il suo futuro in maniera molto molto determinata. Buon
Buona serata a tutti, restate come mi piace spesso dirvi connessi con il vostro paese, restate informati perché vorrà dire che rimarrete di fatto vicini al fianco, davanti e dietro al nostro piccolo fazzoletto di terra. Ciao, buonanotte a tutti.